Ok, forse con questo video vi siete già fatti due domande. Uno, perché sono con la felpa il 16 agosto. Due, il perché di questo video. Molti di voi ragazzi giornalmente mi chiedono informazioni su come realizzare le Instagram Stories. In molte mie Instagram Stories ci sono parecchi effetti fighi, lo ammetto. E tantissimi di voi mi chiedono sempre: sì, ma come fai a mettere questo, questo, questo e questo? E oggi sono qui ragazzi per portarvi 10 trucchi che sapete, o forse non sapete, sulle Instagram Stories. Sì, per una volta ragazzi non vi sfracasserò i timpani, perché oggi non farò la mia intro dove urlo, ma parlerò come una persona normale. Intanto ragazzi, volevo spiegare, per chi non lo sapesse, anche se ormai credo che tutti lo sappiano, cosa sono le Instagram Stories. È una foto o un video che potete condividere sul vostro profilo Instagram per 24 ore e dopo 24 ore verrà automaticamente cancellato da Instagram. Numero 1. Molto spesso vedo gente che pubblicano stories con tutte le scritte colorate, eccetera eccetera, e ci mettono anche uno sfondo dietro colorato. Però un po' è uno sbattimento mettersi lì a colorare tutto quanto col dito, dopo manchi dei pezzi, si vede male, non è colorato bene, quindi è tutto un casino. Ma se selezionate il vostro colore che volete mettere nella stories e tenete premuto sullo schermo, la foto si colorerà automaticamente del colore che voi avete scelto. Il secondo punto è una cosa abbastanza carina da fare, ma che forse già in tanti conoscono. Semplicemente ragazzi, aprite il vostro programma dove ascoltate la musica, mettete in riproduzione una canzone, fate uno stories, così ragazzi potete fare uno stories con una vostra canzone che avete scelto appunto voi dalla vostra libreria. 3. Quando mettete una scritta potete scegliere il colore del testo e ci sono dei colori predefiniti, ma se scorrete da destra verso sinistra troverete diversi tipi di colori abbastanza fighi. 4. Ma se volete proprio fare i strafighi della situazione, volete avere accesso a tutti quanti i colori, basta tenere premuto su un colore e da lì potete scegliere la vostra colorazione preferita. 5. Avete scattato o registrato una foto o un video veramente fantastico, però ce l'avete salvato soltanto sulle storie. Anziché scaricarla per poi dopo andare sul profilo e pubblicarla, potete tranquillamente cliccare i 3 puntini in basso a destra e mettere condividi come post. In questo modo la vostra storia verrà condivisa come post. Wow, fantastico! 6. Questa è una cosa abbastanza stupida, però vabbè, scialla. Quando state guardando la storia di qualcuno e tipo vi appare qualcuno che ha scritto un mega testo che voi volete leggere, però avete soltanto pochi secondi per leggerlo, basta che tenete premuto con il dito e la storia vi si bloccherà. Quando avete finito, togliete il dito e la storia andrà avanti. 7. Quante volte, raga, vi è capitato di vedere dei disegni veramente stupendi, fatti semplicemente con Instagram e con le Instagram Stories, e voi siete tipo lì che non riuscite neanche a disegnare una casetta e vi chiedete: ma come caspita fanno queste persone? Mi dispiace tanto che questa cosa vale soltanto per iPhone, anche se credo che facendo qualche ricerca troverete qualcosa anche per Samsung. Basta andare su impostazioni, generali, accessibilità e abilitare lo zoom, così che dopo che avete scattato la vostra foto basta premere con 3 dita 2 volte sullo schermo e da lì vi zoomerà automaticamente la foto, e da lì ragazzi potrete disegnare con molta molta attenzione ogni minimo dettaglio. 8. Se avete un iPhone e fate certe volte live photos, anche se credo non le faccia quasi nessuno, potete trasformare quelle foto in boomerang. Semplicemente mettete la vostra foto nella storia, tenete premuto per qualche secondo e la foto diventerà automaticamente un boomerang. Questa cosa funzionerà solo tanto se scattate in live photos. 9. Sì, ma tu come fai a fare live su Instagram? Aprite la sezione delle stories, scorrete da sinistra verso destra e andrete nella sezione in diretta. Da lì raga potete avviare la vostra diretta e in alto potete anche scegliere se inviare la notifica o meno alle persone che vi seguono, però vi consiglio di inviarla, sennò tipo non entra nessuno in live e lol. 10. Lo sapevate ragazzi che potete creare il vostro filtro personale grazie ad una semplice stories? Semplicemente prendete un emoji di un colore che scegliete voi, la ingrandite così tanto ragazzi che questa emoji ormai diventa tutta una sfumatura, tutta una serie di pixel, e la mettete in una parte della vostra foto, tipo in basso a destra, in alto a sinistra, così che vi darà un effetto luce, oppure se l'emoji è tipo di un colore scuro, un effetto notturno. È una cosa molto molto carina che faccio di solito. Ho visto molti di voi ragazzi che per zoomare nelle storie utilizzano ancora tipo 2 dita, così stanno lì che smadonnano e tipo le storie escono tutte incasinate. Ragazzi, basta semplicemente cliccare il pulsante per fare le stories. Adesso Instagram ha creato quello dove non c'è bisogno di tenere premuto, quindi basta che cliccate una volta, tenete premuto il pulsante, basta scorrere verso l'alto e il basso per zoomare la vostra stories. L'effetto delle emoji che segue il video: semplicemente ragazzi piazzate un emoji nella vostra stories, tenete premuto e selezionate la parte in cui volete che questa emoji appaia, e da lì ragazzi il gioco è fatto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti ragazzi se conoscete qualche altro trucchetto per le Instagram Stories. Vi lascio qui sotto il link del mio profilo Instagram. Mi raccomando, stalkeratemi in tantissimi, perché carico giornalmente molte molte stories abbastanza carine. Poi mi raccomando ragazzi, vi ricordo anche di seguirmi su Facebook e su Musical.ly. I link li trovate qui sotto in descrizione. Fatemi anche sapere se questi tipi di tutorial vi possono tornare in qualche modo utili, vi piacciono, il modo di editing e tutto quanto. E niente raga, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Oh, sì, mi andava di copiare l'outro di Lillimera. Lillimera bella pera.